abbiamo preparato un'ordinanza, che è un'ordinanza di, diciamo, di urgenza, che interverrà su una serie di punti e che sarà efficace dalla prossima settimana. Una regolamentazione degli orari, con una, noi provvederemo a una chiusura alle 2 durante il fine settimana e all'1 durante la settimana. L'interruzione della musica a mezzanotte e un'attenzione particolare poi alla pulizia degli spazi di prossimità degli esercizi e anche poi un intervento di divieto di vendita di sostanze alcoliche per quelli che sono poi tutti gli esercizi di prossimità. Con un'ordinanza che sarà in vigore dalla prossima settimana, il Comune di Napoli tenta di arginare i fenomeni di devianza e criminalità che vedono protagonisti per lo più i giovani. Se ne è discusso oggi nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale ha partecipato con il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba ed i vertici delle forze di polizia. Cambieranno dunque gli orari per la chiusura di baretti e locali notturni fino all'1 nei giorni feriali, alle 2 nei weekend e stop alla musica dopo mezzanotte. L'obiettivo, ha affermato il sindaco, è assicurare quiete e decoro e migliorare la sicurezza in città. Un aspetto fondamentale è l'aspetto dei controlli, quindi per fare in modo che poi queste regole vengano rispettate. Ci sarà un tavolo tecnico in cui interverrà il nostro assessore degli ESO, gli esponenti ovviamente di tutte le forze dell'ordine, per fare in modo che ci sia un intervento mirato di controllo soprattutto nelle aree più sensibili. Al tema della sicurezza pubblica, oggetto del comitato in prefettura, sono collegati altri due aspetti fondamentali sui quali istituzioni e forze dell'ordine sono al lavoro per individuare una soluzione definitiva. Il primo, quello della dispersione scolastica, alla base di numerosi reati che sempre più spesso coinvolgono minori. A tal fine si è discusso sulla necessità di un piano di prevenzione e recupero di concerto con le istituzioni scolastiche e di un monitoraggio individuale dei casi. Altro punto centrale è quello della videosorveglianza. Su questo aspetto, ha sottolineato Manfredi, servono investimenti per accelerare sui progetti e garantire un modello di gestione efficiente. Ci vuole un modello di funzionamento e di gestione che sia finalmente efficiente. Ovviamente il Comune farà la sua parte garantendo quello che è di sua competenza, sia dall'alimentazione elettrica e laddove è di sua competenza la manutenzione, ma è chiaro che questo lavoro è un lavoro che deve essere fatto insieme alle strutture della pubblica sicurezza, perché ovviamente c'è tutto un tema di segnalazione dei guasti, di intervento rapido, di riparazione, per evitare che poi le telecamere alla fine non siano efficienti, perché questa è la realtà, cioè noi abbiamo poche telecamere e molte non funzionano.